esetto per eventualmente fare una correzione delle piccole asimmetrie, perché ve lo fate notare, ma come vedete non le ho puntate nella correzione attualmente. In questo momento sto cercando una correzione più volumizzante, più macro come idea, e poi si potranno andare a fare delle correzioni minori. Però vorrei farvi soltanto notare la velocità del trattamento, nel senso che non è un trattamento che è lungo se ben progettato e se ci si muove con a ventaglio, come la tecnica che faceva vedere la dottoressa 40, che deve soltanto cambiare la A, la O, e quello che ci siamo. Va bene, allora un gluteo è fatto, adesso vado all'altro gluteo. E cosa faccio? Fatto tre fiate. Due sulla parte collaterale, una di proiezione del gluteo, ok? In questo caso sicuramente forse da lì vedete questo shape migliore rispetto a qua, che si vede che non è ancora trattato, che qua c'è un angoletto. Io da qua lo vedo, non so se sono riuscito a vederlo da questo angolettino qua. Dale, sarebbe anche vederla in piedi, così tu puoi guardare anche. Quella, quando finiamo la alziamo. Invece dicevo questo, la proiezione del gluteo si può dare ulteriore proiezione, ma in realtà in questo momento, per esempio, ad Alessandra, se vi ricordate, la fotografia era di questa area dove aveva maggiore vuoto, quindi gli dà maggiore armonia alla zona glutea. E poi è ovvio che si può sempre aumentare. Poi in realtà, come dicevo nella presentazione, ci sono diversi tipi di pazienti, no? Perché questo tipo di, allora, faccio un pochino, questo tipo di richiesta aumentatissima sui glutei porta pazienti giovanissimi che hanno già un gluteo bellissimo, da noi arrivano in questo periodo prima di andare al mare, vogliono avere glutei più definiti, ma ci arrivano molte pazienti che invece hanno dei segni di aging e quindi di diminuzione di volume. Allora in questo caso lavorerò maggiormente sulla regione ipolumizzante, perché nel corso degli anni il tessuto adiposo scende.